scorso, al momento della cattura, al momento dello strike, ogni volta che sentiamo il cicalino della canna, il classico rumore zzzz, è un'eccitazione, un momento indescrivibile. Molte persone lo hanno anche sul cellulare e appena lo senti partire ti batte il cuore. Una cosa irripetibile, una sensazione unica, fantastica. Specialmente su un tonno di 120 kg dove dai di tutto e di più per poterlo combattere. È una bestia incredibile, un animale fantastico. È un piacere combattere contro un tonno di queste dimensioni. Secondo anno consecutivo partecipiamo alla gara organizzata da Portolotti, partecipiamo grazie anche all'aiuto del nostro sponsor Italcanna. Abbiamo dei nuovi tag che sono dei semplicissimi spaghetti tag che applicheremo grazie a quest'asta particolare rispetto alle precedenti. È una specie di ago, quindi non andremo a ledere nessuna parte del pesce, l'importante è inserire il tag sulla schiena del pesce. Il tag viene inserito, rimane soltanto la punta all'interno sotto pelle e là, e questo piccolo spaghetto è libero di muoversi e serviranno soprattutto per monitorare gli spostamenti che il pesce ha fatto da quando è stato taggato la prima volta a quando è stato ripescato. A bordo! Tutti i partecipanti della Tiara Pool Sweet Fishing Cup che ci hanno consentito oggi di realizzare la terza edizione. Oggi hanno partecipato 19 imbarcazioni, e sono stati allamati 6 tonni e direi è stata una giornata molto divertente trascorsa in mare con
tanta sportività e tanta passione. E questa manifestazione direi che è stata promossa dall'ente nostro patrocinatore che è l'EFESA e pertanto ringraziamo anche loro, alle imbarcazioni americane che appunto danno il nome a questo evento, che sono imbarcazioni costruite dal cantiere Tiara e dal cantiere Pursuit. Imbarcazioni molto adatte per la pesca che appunto riescano a fare divertire i proprietari, gli armatori e naturalmente anche gli equipaggi, gli amici che vanno in barca con loro. Mi auguro di poter dare appuntamento a tutti i partecipanti l'anno prossimo nelle stesse acque del Golfo di La Spezia e insomma ringraziando anche l'ospitalità di Portolotti.